Ciao, sono Rosanna e per questo XYZ sono tutor di Zeta. Zeta sta, diciamo, approcciando alla ricerca durante questi laboratori a Matera, lavorando su due livelli. Uno è, diciamo, è un'analisi dei dati di quello che è successo durante l'esperienza della Capitale della Cultura di quest'anno. E uno è su quello che è stata l'esperienza sia dei partecipanti che dei cittadini che in qualche modo hanno vissuto gli spazi della Open Design School, che è il posto in cui ci troviamo e che in qualche modo è il nodo di tutti i processi su cui stiamo indagando. Naturalmente quando parliamo di processi non parliamo soltanto dei processi specifici sui quali stiamo lavorando, parliamo anche di processi più generali, processi politici, processi sociali all'interno dei quali abbiamo la responsabilità di disegnare uno strumento che sia realmente inclusivo e che in qualche modo ripensi anche la comunità che va a aggregare, una comunità che ha bisogno di autonomia, che lavora su un concetto di mutualismo tra gli utenti, è una comunità che contiene in sé una serie di aspetti emotivi e relazionali, anche e soprattutto legati al lavoro culturale, perché è di quello che ci stiamo occupando, che ha a che fare anche appunto con una fase storica in cui si necessita, come dire, un approccio profondamente politico che la piattaforma stessa deve esprimere e che ha a che fare, diciamo, con la realizzazione di sé insieme agli altri e anche alla tutela in qualche modo di una serie di aspetti del lavoro culturale che si inserisce sicuramente in un concetto di solidarietà. Ciao, mi chiamo Fred e a Matera, durante il laboratorio XYZ, sono tutor per Zeta. In particolare sto seguendo la parte di ricerca sul campo. È una componente secondo noi fondamentale, cioè è fondamentale conoscere la comunità con cui e su cui tu andrai a lavorare. Il fatto di avere cura e attenzione per la componente umana che sta dietro poi le funzioni che andremo a sviluppare, in particolare per questa piattaforma, è un qualcosa di molto caro a Zeta. La stessa attenzione e cura che noi abbiamo per la comunità che ci circonda ce l'abbiamo anche per la stessa comunità nostra di laboratorio XYZ, perché comunque sia ci si ritrova in poco tempo ad essere una marea, un sistema di persone, di esseri umani, ognuno col proprio momento di vita, con le proprie paure, con le proprie incertezze, e tutto questo carico emotivo si sente, cioè si percepisce, ed è un valore intrinseco ai laboratori che spesso, diciamo, viene sottovalutato in altri contesti, ma che noi come laboratorio Z e in generale come XYZ ci teniamo molto che sia invece valorizzato, perché è tutto un bagaglio diciamo di caratteristiche, di elementi umani che sono gli stessi che poi andiamo a ritrovare nella comunità esterna. Quindi cercare anche al nostro interno di avere attenzione per se stesso e per le persone che lo circondano è fondamentale, perché poi ti mette nell'ottica di riuscire a fare la stessa cosa all'esterno della comunità, per poi andare a capire effettivamente quali sono i bisogni e le necessità di queste persone e cercare poi di andare a sviluppare degli strumenti che siano davvero efficaci e utili per queste persone. Il lavoro che noi stiamo facendo con il laboratorio Z e con tutto XYZ non è un lavoro semplicemente meccanico e ingegneristico, ma è un lavoro proprio di ascolto delle persone, cioè viene fatto col cuore.